I grandi saggi del Compasso d'Oro premiano nel 1959 la 500 di Dante Giacosa. E poi praticamente devono passare 22 anni perché la stessa giuria, rinnovata, si accorga di nuovo di un'automobile popolare, la Panda di Giugiaro, che viene premiata con un altro compasso nel 1981. Ecco, in questo lunghissimo arco di tempo è racchiuso il significato di un po' di questa mostra, e cioè il rapporto tra la scuola degli architetti milanesi, tutto l'entourage culturale dell'università, delle riviste, dei saloni, di questi personaggi carismatici e applauditi in tutto il mondo da un lato, e l'altro lato invece Torino, con il mondo della fabbrica, la produzione di massa, questi designer impegnati stretti tra la curva dei costi e i problemi di stampare le lamiere moltiplicato 100.000. Questa mostra serve proprio a così discutere di questa vicinanza e lontananza, e serve anche a chiederci che cosa i car designer avrebbero potuto fare nel mondo dell'industrial design se avessero avuto più occasioni. In realtà ne hanno avute tante, perché qui esponiamo una sessantina di oggetti firmati da stilisti dell'automobile in tempi diversi che non sono automobili. Comincia ovviamente con elementi d'arredo, lampade, sedute, ma anche oggetti di uso quotidiano.